Sì, Citrus di Goodfella's Smile, ragazzi, il sapone che andiamo ad utilizzare oggi, prodotto con una saponificazione a caldo, tutti ingredienti di prima qualità e sviluppato con la formula vegetale AJ1. L'abbiamo già vista, no? Questa è una formula che contiene quattro oli: l'olio d'argano, l'olio di jojoba, l'olio puro di mandorla dolce e l'olio puro di cocco, una formulazione che abbiamo già testato, buonissima questa di Goodfella's Smile, e il Sea Citrus è il sapone che mi avete chiesto di provare in tantissimi durante l'estate. Non ci siamo riusciti durante l'estate per ovvi motivi di tempo, però visto che sta facendo ancora caldo, raga, qui ieri c'erano 30 gradi in Puglia, o perlomeno nel Salento, ho detto, ma quasi quasi io mi ricordo che avevo un sapone estivo da provare per i ragazzi in video, perché dovevo fare un altro montaggio in viso, e beh, abbiamo il test del Sea Citrus. Perché no? Eccolo qua. Sapone che abbiamo visto essere anche un quantitativo, perché l'abbiamo visto nel tester del video scorso, un quantitativo per due sbarbate. Quindi oggi proviamo a metterne di meno, mentre l'aftershave è piccolino, si può tranquillamente utilizzare tutto. Questi test, lo ricordo, ve li lascio qui in descrizione, li potete acquistare dal sito di Rasoi Goodfella, che è quello che utilizzo un po' più spesso per i miei acquisti, soprattutto ultimamente. Guardate con che cosa andiamo a fare il montaggio in viso. Beh, raga, uno dei pennelli, stavo dicendo dei saponi, uno dei pennelli più belli, più buoni che ho acquistato ultimamente. È una carezza in viso. Questi Omega Elite GT, secondo me, sono fantastici. Tornassi indietro, dimezzerei la collezione, forse solo per collezionare questi, nelle varie colorazioni, perché sono tutte bellissime. È difficilissimo scegliere fra questo, fra il Martini, il verde inglese. Bellissimi, 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 bellissimi. Detto questo, lo andiamo a mettere un po' a mollo. È sintetico, ragazzi, non c'è bisogno di metterlo a mollo tanto tempo prima, ma lo sappiamo, l'abbiamo già appurato. Ma vado a scaldare un pochettino le setole, visto che ci voglio fare un montaggio in viso. Porca miseria, ho messa troppa di acqua. Ci andiamo a scaldare un pochino le setole, quindi utilizzo questo bel bicchierino che dopo, tra l'altro, utilizzerò anche per andare a bagnare le punte. Pre-barba. Non ho fatto la doccia ancora questa mattina, quindi il pre-barba sì, lo andiamo ad utilizzare. Andiamo anche un po' ad idratare il viso perché con un po' di acqua calda andiamo un po' ad ammorbidire. Così poi con calma andiamo a vedere il rasoio, andiamo a vedere la lametta che andiamo ad utilizzare. Pre-barba, pro raso verde, fresco anche questo. Sto facendo caldo, ve lo dico. Allora, quanti di voi hanno utilizzato il Sea Citrus e me lo hanno consigliato? E lo continuano ad utilizzare perché lo trovano uno dei migliori saponi, ma a livello di formulazione proprio, e anche una delle migliori profumazioni degli ultimi anni, perché effettivamente, a dire di voi, perché io non l'ho ancora sentito, dice che questa profumazione, che ricorda un po' il lime, comunque il cedro, ricorda le profumazioni marine, quindi ozonate, sembra che sia veramente fantastico. E che sia anche una profumazione abbastanza persistente. Se non sbaglio, tra l'altro, c'è anche il dopo barba, no, l'aftershave, lozione senza alcol, quindi ancora meglio. Quello che andremo a utilizzare noi c'è l'alcol oggi. Andiamo un attimino che finisco con il pre-barba e poi iniziamo. Abbiamo una barbetta abbastanza lunga, sono 4 giorni che non la faccio, perché volevo anche provare un regola barba. L'avete visto, non l'abbiamo provato. Ok, ci siamo. Ragazzi, con che cosa ci andiamo a tagliare questo barbone oggi dopo aver fatto il nostro bel montaggio in viso, montaggio all'italiana? Io oggi voglio utilizzare un qualcosa di buono, di italiano, di gentile ma non troppo. Ma vista la mia barba un po' duretta, che vada ad affettare la barba invece che tagliarla in maniera perpendicolare. Già avete capito, parliamo di uno slate bar, ma non del Mercur oggi. Eccolo qua, il Fatip, lo storto, con testa gentile, made in Italy, bellissimo, fantastico. Una testa che dalla collezione non la eliminerei mai e poi mai. A parte che non eliminerei mai e poi mai i rasoi di Fatip, soprattutto il piccolo dorato, il piccolo giallo, ragazzi, che è fantastico, guardate. È un capolavoro questo rasoietto, guardate la testina storta, aspettate che se no non la mette a fuoco. Guardate la testina storta, fenomenale, bellissima. E qui ci andiamo a mettere una bella rapira oggi, eh? Una rapira preziosissima ultimamente. Queste rapira sono diventate qualcosa di prezioso, un bene
come l'oro, cioè tra un po' gli investitori investiranno in rapira, in lamette russe, pare che sono introvabilissime queste lamette. Rapira, doppia confezione, guardate la cura comunque, doppia, doppio incarto per le rapira e le andiamo a montare. Poi iniziamo, lo dico oggi, iniziamo, dobbiamo fare un bel montaggio con un pennello che non vedevo l'ora di riutilizzare. Porca valletta, mi stava venendo la testina del rapira, sarei morto. Andiamo ad avvitare, 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 avvitare. Sentiamo se fa il click. Sentiamo, sentiamo. Non credo, eh. Non ci ha filato di pezza questo. Non stringiamo troppo. Non ci ha filato proprio, però guardate che spettacolo. Questa testa, bellissima. Il manico, non ne parliamo. Il manico che luccica dopo tantissimo tempo che ce l'ho. Tutti all'inizio dicevano, ma guarda, se andrà ad eliminare il trattamento si vedrà l'ottone sotto. Questo rasoio è perfetto e io i fati li utilizzo veramente tanto tanto tanto, ragazzi. Non date retta, è buono. Io voglio leggervi la piramide olfattiva, eccola qua, nel momento in cui andremo ad aprire questo sapone. Eccolo qua, l'altra volta stavo prendendo prima l'aftershave del sapone. Eccolo qua. Note di testa, appunto, limone, mela e ozonica. Perché appunto, sì, giusto, c'è poco da fare. Note di cuore, gelsomino, violetta, mughetto, rosa e fiori d'arancio. Nelle note di fondo ritroviamo sempre le note legnose, le note ambrate, il patchouli e la fava tonka. Ma io credo che, da quello che mi avete detto, le note di fondo vadano un po' a farsi friggere, perché si sentiranno tantissimo quelle di testa e di cuore. Allora, andiamo ad aprire. Ho fatto scivolare tutto il sapone all'interno, perché non vorrei che... Andava poi, ecco qua, a finire nella parte alta della confezione. Ammazza, già si sente, ho solo aperto il pacchettino. Allora, andiamo ad aprire, voglio sentire da qua. Lo ricordo, naturalmente qui se comprate la confezione, la ciotolina del sapone, costa poco meno di 11 euro da 100 ml e chiaramente, secondo me, conviene molto di più. È una pasta. Non riuscirò mai, penso, a mettere a fuoco il contenuto all'interno di questa bustina, però è un po' una pasta anche questa. Il profumo è delicato, delicato ma buono, delicato ma buono. Ok, questa qua la andiamo poi a recuperare, andiamo a strizzare le setole di questo fantastico ciuffo Omega Elite GT, quindi ce lo andiamo a mettere così all'interno del ciuffo. Oddio, forse non basta per due rasature però, perché vedo che non è tantissimo. Alla fine la bustina è mezza vuota o mezza piena, voi come preferite vederla, mezza vuota o mezza piena. Io mezza vuota questa, mi sta dispiacendo infatti. Ce n'è veramente poco. E quindi io ce ne vado a mettere un po' di più, quasi quasi. Lo andiamo a ficcare per bene all'interno del ciuffo. Per questo io un po' preferisco fare i montaggi in ciotola, quando ci sono queste profumazioni un po' particolari. No, non basta raga, per due rasature è finita ovviamente. Quando ci sono questi saponi buoni, particolari, andare a perdere la crescita, la creazione della profumazione all'interno della ciotola, quando si va poi a formare, no? Quando andiamo a creare il nostro sapone, lo andiamo ad idratare, quindi lui si va a formare, lo vediamo nascere, crescere. Delicatissima, me l'aspettavo un po' più forte, sinceramente. Me l'aspettavo un po' più forte. Ok, io direi di iniziare a bomba oggi. No, comunque riconfermo che non basta, ragazzi, era abbastanza pochina, quindi questa qua. Ok, tanto vedete il ciuffo lo abbiamo riempito per bene, così come se l'avessimo prelevato direttamente dalla sua ciotolina. Allora, le setole, perché io trovo questo pennello fantastico? Perché tutte le funzioni, tutte le caratteristiche che noi cerchiamo da un pennello da barbe, cioè la sua il suo backbone, quindi la sua spina dorsale, la sua forza nel grattare il sapone per andarlo a prelevare, la forza che lui possa avere per fare uno scrub in viso, ma anche per fare un bel massaggio, qui queste caratteristiche ci sono tutte. Le setole che sono rigide all'inizio, una volta ammorbidite, una volta immerse in acqua, una volta inumidite, si vanno ad ammorbidire e in viso questo pennello diventa una vera e propria carezza. Ora noi ci andiamo a reidratare, lasciamo naturalmente dopo barba in fondo e iniziamo il nostro montaggio, perché non vedo l'ora di utilizzare non tanto questo sapone quanto questo pennello.
Ed eccoci qua, quel po' di sapone che mi era rimasto nelle mani, ecco, sono andato anche a spargerlo sul viso così non abbiamo buttato niente. Riempio un po' il bicchiere con dell'acqua calda perché ci andrò a bagnare le punte del pennello durante le fasi del montaggio. Ok, io direi di iniziare. Adesso siamo nella fase rigida ancora, del pennellino, non è morbidissimo. Guardate però già all'inizio come lui va a lavorare, come va a stendere il sapone, come si apre. Vedete? Questo inciotola lavora non bene, raga, di più, In viso non ne parliamo perché diventa una carezza. Adesso è ancora un po' rigidino, quindi lui sta facendo questo bello scrub. Adesso noi passiamo a fargli fare un massaggio, quindi ci andiamo a bagnare le punte, quindi andiamo ad idratare un po' di più. Man mano che lui si andrà ad idratare, e questa cosa qua io l'ho vista accentuata tantissimo quando faccio i montaggi in ciotola, va a diventare super morbido. Vi ho detto già il prezzo del sapone, mi sembra di sì, una decina d'euro, 11 se non sbaglio. Ve lo lascio naturalmente qui in descrizione assieme a tutto il kit, tutto il setup che sto andando ad utilizzare oggi, naturalmente con i prezzi. Ecco, sta cominciando a fare un po' di forza adesso il sapone, vuol dire che si sta asciugando. Questo lo voglio idratare un po' di più. Mamma mia, adesso si è ammorbidito, eh? Si è ammorbidito. Queste sempre lavorano benissimo, le puoi direzionare come ti pare, ci metti le dita in mezzo, le puoi direzionare per andare nella zona baffi, le puoi direzionare se vuoi fare una rasatura di precisione, quindi lasciare la barba incolta e andare solamente magari nella parte alta delle guance, se si preferisce lasciare il pizzetto. Poi la formulazione a J1 con questi oli burrosi la trovo fantastica, sembra quasi di utilizzare un tallo vuoto, veramente buona, buona, buona questa formulazione. Non mi sembra che voglia tantissima idratazione, tranne perché il fatto sta saltando un po' dappertutto sulla maglietta. Questa volta lo sto facendo come a Santo Lazzaro, come si dice dalle parti mie, la maglietta questa volta, ragazzi. Guardate qua, sta un po' un macello. Ho creato un casino. Perché in realtà è molto idratato. Il pennello trattiene tantissima acqua e per il montaggio in viso ha cominciato a saltellare a destra e a sinistra durante le fasi, vedete, del montaggio. Si è già idratato benissimo, guardate. Allora, profumazione. Non è così intensa, me l'aspettavo un po' di più, sinceramente. Forse l'aftershave andrà a recuperare la profumazione in maniera molto più decisa, molto più persistente rispetto a questo sapone. Di questo sapone io adoro la formulazione. La fragranza è leggerissima, si sente sì queste note di lime, di cedro, quindi queste note molto agrumate, ma leggere, 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 leggere. Anche le ozonate non sono così forti. Ok, mi direi che possiamo iniziare. Ce n'è abbastanza, per fare tre passate, ragazzi, se ve lo state chiedendo, ce n'è abbastanza. Non per due sbarbate, non credo. Per due sbarbate forse no. C'ho il pennello che sta camminando da solo. Quindi fermati, ok. Ce la andiamo a risciacquare ed iniziamo la nostra sbarbata con il Sea Citrus di Goodfella Smile. Peccato solo per la profumazione. Forse però è il tester che magari, perché mi è successo anche con gli altri tester. Nei tester si perde sempre qualcosina ed è un peccato. Perché la community chiaramente mi ha detto che la profumazione in realtà è molto più intensa. E visto che mi fido molto di più della community, ogni volta che mi avete consigliato di provare un sapone, avete sempre avuto ragione sulla bontà.
Ok, ci siamo, come vedete, le lame scorrono. Che è una bellezza. Fantastico, un burro. Questa testina, difatti, più gentile. Fino a un certo punto, lo sapete, perché le testine gentili, difatti, sono quasi al pari di un open comb. Altro che. Però la versione Slant comunque più gentile. Io le consiglio sempre di avere uno Slant in collezione o di provarlo perlomeno una volta. Chiaramente nei commenti, ragazzi, fatemi sapere se già avete provato non solo il sapone, non solo il pennello, ma anche il Fadip Slant. Anzi, chiamiamolo lo storto con il suo nome. Quanti di voi sono ancora in vacanza, ragazzi? O siamo già rientrati tutti al lavoro? Io vedo un sacco di persone che sono partite adesso a fine settembre, tolta quella settimana di maltempo che c'è stata, che ha fatto anche tantissimi, tantissimi danni, ragazzi. Io, se mi seguite anche nell'Emilia Romagna, ragazzi, ci sono stato tanti anni per lavoro. So cosa significa vedere i fiumi esondare, ragazzi, è veramente un macello e crea tantissimi danni, disagi, è veramente una tragedia per alcune famiglie. Comunque, tolta questa settimana di maltempo, vedo che qui in Salento i turisti continuano a riempire i B&B. E direi che come prima passare di rasoio ci siamo. Anche se questo sapone è talmente idratato, ha lasciato questa patina un po' oleosa, non ha asciugato sul viso, quindi non è diventato succo sul viso, è veramente buono. Io però vado a reidratare un attimino e poi procedo con la seconda insaponata. Ok, andiamo subito a riprendere la nostra insaponata. La nostra insaponata in viso, che per qualcuno è molto più efficace rispetto al montaggio in ciotola, perché naturalmente andiamo a lavorare molto di più sul viso, quindi andiamo a lavorare molto di più sulla barba. Il sapone va efficacemente alla base del pelo, però l'unica cosa che mi manca del montaggio in ciotola e immergermi nei profumi, perché quando stai montaggio in ciotola, quando stai montando in ciotola, chiaramente aggiungendo l'acqua calda, eccetera, degli oli essenziali presenti all'interno della formulazione del sapone, risaltano un po' di più, secondo me. Secondo me. Però è chiaro che il montaggio in viso, ragazzi, è anche molto più veloce, eh? Quando abbiamo fretta, ci dobbiamo sbrigare, molto più veloce. Fatip, andiamo di traverso, non c'è bisogno di fare un contropelo, sarebbe inutile. Ci andiamo di irritare in maniera veramente inutile, ragazzi, questo Fatip è, nonostante la testina gentile, avete visto come lavora bene, ha già tolto praticamente tutto. Pelle liscia, quindi non c'è più bisogno nemmeno di andare a fare altre passate. Fatip spettacolare, ragazzi. Angolo sempre ben aperto. L'unica dove non riesco è la zona baffi a farla di traverso. Ma evito comunque il contropelo. Ragazzi, la testa gentile del Fatip, complice il fatto che questa sia lo storto, che sia lo slant, rade veramente bene.
Senza fatica. È come uno passaggio, non ci dobbiamo soffermare sulle zone. E in più ho notato che risulta anche abbastanza precisa. Ci siamo. Dobbiamo recuperare qualche zona qua. Ok, ci siamo. Grande Fatip, ragazzi, grande Fatip. Andiamo a dare un'occhiata. Va benissimo, va benissimo. Acqua fresca. Andiamo a risciacquare il viso con acqua fresca. Andiamo a chiudere i pori e poi procediamo con l'aftershave. Io non posso che ringraziarvi quando mi date questi consigli sul provare dei saponi così buoni. Ragazzi, veramente. La formulazione nuova di Gurfella, ragazzi, è fantastica. È fantastica. Ne devo prendere veramente tanti di più, ne dobbiamo provare veramente tanti, soprattutto quelli che dobbiamo andare a recuperare, che non avevamo provato magari durante l'estate, finché ci sono queste belle giornate. Vediamo un attimino cosa riusciremo a fare, se riusciremo a recuperarne qualche altro. Allora andiamo a provare questa lozione, ne mettiamo pochina, perché vediamo innanzitutto come si comporterà. È a base alcolica, quindi. Oddio, alcolica, ma nemmeno tanto, non dà fastidio. Ecco, questa è buona. Oh. Mamma mia, ragazzi, che spettacolo! Buona! Ecco, qui si sente di tutto. Qui si sente il lime, si sente il cedro, si sente l'agrumato. Si sentono i profumi che sentiresti veramente dopo una giornata di mare. Buono, fresco. Però ci arriva anche il legnoso dopo un po', effettivamente, eh? Che pensavo di non percepire assolutamente. Buono. Non brucia. Non brucia per nulla. Aftershave da avere. Da aftershave, ragazzi, da avere. Anche se utilizzate un altro agrumato, un altro. Utilizzate il Tayrol Lime, Bagnoli, agrumi del Mediterraneo, un extra, qualsiasi, ragazzi, ma. Questo sì, citrus aftershave è da avere, il profumo è buonissimo. Ricorda leggermente questo. Ricorda leggermente fra quelli che ho il Lime Sec di Pinot, ma molto più accentuato, molto più persistente, molto più forte, soprattutto senza questo brutto, antipatico, schifoso retrogusto di plastica del Pinot. Qui non c'è e quindi abbiamo queste caratteristiche agrumate di lime, di cedro, molto molto forti, molto molto buone e sono rimaste tantissimo impregnate sulle mani. Spettacolare. 10 lode, buonissimo, provatelo, ve lo lascio qui sotto in descrizione. Provate quasi prima l'aftershave del sapone perché sono sicuro che tanto già avete la formulazione AG1 su qualche altro sapone. No, vabbè ragazzi, scherzi a parte, è veramente buona 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 e chi lo sta utilizzando me lo potrà confermare qui sotto nei commenti. Come sempre, inutile dirlo, ottimo, Fatip, lo storto, con testa gentile, lavora bene, non irrita, va benissimo. Le preziosissime Rapira sono sempre una garanzia. Questo è il setup che avevo scelto per il video di oggi. Grazie mille a tutti coloro che sono arrivati fino qui. Qualsiasi domanda lo sapete, fatela nel box dei commenti, vi rispondono nel più breve tempo possibile. Grazie a tutti coloro che si sono uniti e che si uniranno dopo questo video magari alla nostra community e quindi a tutte le pagine social. E chiaramente vi ricordo anche di iscrivervi al canale e cliccare sulla notifica della campanella per non perdere uscire dei prossimi video perché andremo a trattare nuovi prodotti. Abbiamo ancora un prodotto dell'erbolario che sicuramente sarà il protagonista del prossimo video. Io ringrazio a tutti, veramente vi ringrazio per aver visualizzato il video fino a questo punto. Vi mando un mega abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, non mancate. Ciao a tutti, dal vostro Bruno.